Appassionati di Alfa, bentornati con lo Stego e con la quarta parte della visita al Museo Alfa Romeo qui ad Arese. Si vede subito il motore boxer dell'Alfa Sud. 1200 di cilindrata, 63 cavalli. Bello. Guardate l'Alfa Sud prodotta in 900.000 esemplari dal 72 all'84. E questa è proprio una prima serie come nel film di Carlo Verdone, bianco, rosso e verdone. Guardate che bella rossa, fantastica. Che macchina, una volta ce n'erano tante anche al mio paese. Ce l'aveva anche mio cognato. Che macchina speciale, fantastica. Dei bei interni in sky nero. E qui c'è questo autentico tesoro, mito, questa splendida alfetta grigia, guardate. Una splendida prima serie con questi meravigliosi fari. Madonna, che nostalgia. Prodotta in 475.000 esemplari dal 72 all'84. Che mezzo. Ecco qua una produzione più moderna, anni 80, 90 e 2000. Guardate la 75. Quella che si vede è una Twin Spark, due candele, cioè, ed è stata prodotta in 386.000 esemplari, dall'85 al 92. Questa però è una seconda serie, non mi ricordo se c'era anche la prima serie Twin Spark. Meravigliosa. Qui una 164 3000 V6 prodotta in 248.000 esemplari dall'87 al 94. 156. E qui c'è una splendida 8C. Incredibile, bella. Questa è la competizione prodotta in 500 esemplari. Adesso si scende le scale e si va all'altro piano e c'è una splendida carrellata di Alfa, direi già speciali o prototipi. Ah, quella verde dovrebbe essere la Carabo. Questa è la famosa disco volante. Guardate che linea bellissima. Del 1952. Guardate che due fari posteriori, incredibile come macchina, super leggera, carrozzata touring. Guardate la strumentazione, c'è quell'enorme contagiri al centro che avrà le dimensioni quasi della mia mano, un volantino piccolo perché devo dire avrà 20-25 centimetri. E altri indicatori. E qui sempre del 52 questa disco volante però coupé. Un po' particolare, dietro sembra quasi una Jaguar E-Type. Però bella. Questa Giulia Sprint del 65, un prototipo speciale. Davvero bella. E qui la famosa Carabo del 68, disegnata da Bertone.
nel suo verde ramarro, da cui penso dopo sia originata forse, no, sto per dire un'eresia, perdonatemi, stavo per dire la Stratos. Splendida, non si vede nulla dentro perché i vetri sono antiriflesso. Guardate il posteriore, è incredibile. E qui l'iguana disegnata da Giorgetto Giugiaro, con colore a mio avviso decisamente brutto. Guardate che verniciatura. E qui c'è questo splendido pezzo da 90. Si tratta di un Alfa 33 del 69, coupé speciale. Veramente qui l'Alfa era immensa nelle gare. Vetro posteriore antiriflesso, ma si vede il motore che quindi è in posizione centrale. Guardate che linee incredibili, bellissime. Qui si vede questa 40-60 cavalli aerodinamica del 1913. Guardate la scritta Alfa in ottone. Che carrozzeria incredibile, sembra un aereo. Guardate che linee. Scendiamo su un altro piano e qui invece c'è una produzione. Siamo su macchine 6C 2003, 1000 miglia del 38, bellissime nella linea. Guardate questa è una 6C Sport del 39 e questa che vedete è una 6C 2005 Super Sport, cosiddetta Villa d'Este del 1950. Una linea magnifica. Qui si vede un bellissimo motore 8 cilindri in linea, 2003, 165 cavalli. Ovviamente con la prerogativa e caratteristica Alfa Romeo essere un bialbero. Tra l'altro questo motore ha questa caratteristica che non vorrei fosse un compressore volumetrico, non un turbo, ma un compressore volumetrico. Vedete anche tutto i condotti di alimentazione carterizzati, scusate, allettati per il raffreddamento. Si vede bene anche il cambio. E qui c'è il carburatore enorme. Eh sì, questa macchina è proprio col compressore volumetrico che non mi ricordavo. Chiudo questa quarta parte con questa 8C 2009 del 1938, un capolavoro, ha un cofano che sarà lungo 3 metri. Ciao a tutti dallo Stego.